Buongiorno ragazzi, buongiorno genitori. Come vedete, anche noi siamo costretti a stare fermi. Purtroppo è stata una cosa che inaspettata, inaspettata per tutti. Noi stiamo qui per oggi, siamo riusciti fortunatamente a riuscire, ma giusto per salutare voi, per salutare i genitori e per fare qualcosa, qualche esercizio che magari voi potete fare a casa. Esercizi non tanto complessi perché casa non è che si può fare un granché. Qualcuno di voi magari ha tanto spazio, ma noi ci limitiamo soltanto a fare quello che riusciamo a fare, quello che si può fare in casa. Il maestro non si è dimenticato di voi e lo spero anche per voi. Niente, iniziamo a fare qualche esercizio così, giusto per metterci in moto, per risvegliare un po' quello che è il nostro corpo, perché a casa purtroppo, ragazzi, è dura veramente. Ma noi siamo judoka, i judoka riescono a superare tutto. Sappiate una cosa, che noi, la cosa importante, in questi piccoli e brevi filmati, oggi vedremo anche una cosa importante, come allacciare la cintura, una cosa che è difficile, che non tutti riescono a fare, ma avete tanto tempo per poter provare a casa. Vedremo un po' le cadute, vedremo come fare alcuni esercizi, quindi cercheremo un po' alla volta di fare tante cose. Però vi dicevo, sappiate che noi siamo dei judoka. Il judoka è colui che impara, è colui che sa cadere e sa subito rialzarsi. Questa è una filosofia di vita. Oggi, in questo momento veramente tragico, tutti siamo caduti, tutti, tutte le categorie, eh? Nessuno se l'aspettava. Ma ognuno di noi è caduto, qualsiasi mestiere, qualsiasi lavoro, qualsiasi persona oggi è caduto. L'importante è saper subito alzarsi. Noi siamo judoka, sappiamo cadere e sappiamo subito alzarci. Noi facciamo le flessioni, le tecniche, cadiamo e subito ci rialziamo per poter riprovare con il nostro compagno. Questo lo dobbiamo riportare nella vita normale. Adesso siamo caduti, siamo a terra, ma ci stiamo alzando. Noi siamo judoka e ci stiamo alzando. Ok ragazzi, allora partiamo con degli esercizi. Allora io mi rivolgo un pochettino in generale, perché siamo un gruppo non tanto omogeneo, ci sono i bambini piccoli, gli scarabocchini come li chiamiamo, che purtroppo non possono fare esercizi di un certo livello. Ma dopo vedremo anche quello che magari i più piccoli potrebbero fare. I grandi, io farò vedere qualche esercizio un attimino un po' più complesso. Useremo anche la cintura, useremo qualche attrezzo che magari voi a casa non avete, è difficile avere, ma che possiamo procurarlo tranquillamente. Un attrezzo molto comune a noi è la cintura. E quindi con quello possiamo fare qualche esercizio. Mi raccomando, fatene tanti, farò un po' in generale qualcosina e voi poi dedicherete una parte della vostra giornata a fare degli esercizi, così ritorneremo più forti di prima. Allora, partiamo. Naturalmente la corsa non la possiamo fare, è inconcepibile correre in una casa, a meno che qualcuno non ha un terrazzo abbastanza lungo o una casa dove c'è un po' di spazio dove magari poter correre, lì si può iniziare pian piano a correre. Allora, partiamo con degli esercizi semplici. Ok? Il saltello. Iniziamo a saltare, così iniziamo man mano a riscaldare bene il corpo. Questo è un primo esercizio. Allora, lo facciamo almeno una decina di volte. Allora, io mi limito a fare solo i vari esercizi, poi siete voi, magari ogni esercizio farlo una decina di volte, per circa 3, 4, 5 minuti, poi vi darò io delle direttive dopo. Allora, questo è il primo esercizio. Poi, secondo esercizio, cambiamo, braccia avanti, gamba avanti. Quindi, uno, due. Ok, dopo aver fatto questo, rifacciamo lo stesso esercizio con dei movimenti diversi. Quindi le gambe allarghiamo. Prima, invece di fare questo, allarghiamo le gambe, però facciamo questo. Vedete? Questo è un esercizio di coordinazione abbastanza difficile. Quindi allarghiamo le gambe, le braccia invece di aprire e chiudere vanno avanti e indietro. Un altro esercizio, sempre con il movimento delle gambe, per riscaldare le braccia, allunghiamo le braccia in alto e di lato, muovendo anche sempre le gambe. Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1, 2, 3. Vedete, le braccia si allungano e ritornano sempre alla posizione di partenza. Questi sono esercizi che vanno fatti all'inizio, giusto per mettere in moto, per riscaldare sia le gambe che le braccia. Adesso facciamo qualche altro esercizio di spostamento con le gambe. Quindi ci spostiamo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Avanti, 1, 2. Così facciamo le quattro direzioni. Avanti e indietro. Avanti e indietro. Poi di nuovo 1, 2, 1, 2. Avanti e indietro. Avanti e indietro. Di nuovo 1, 2. Ok, questo è per quanto riguarda un piccolo riscaldamento iniziale. Ok, lui sempre sul posto. Noi stiamo facendo degli esercizi come se stessimo in una piccola stanza molto stretta, perché purtroppo, ragazzi, il problema è questo: non abbiamo, io devo pensare un po' che tutti non abbiate delle grosse stanze, quindi ci dobbiamo limitare a un piccolo spazio. Vedete, io cerco di stare sempre in un quadrato qua, un metro per un metro. Allora, stesso esercizio, gambe unite, mani ai fianchi, e saltiamo a destra e a sinistra, sempre con le gambe unite. Ok? Ok, stesso esercizio andando avanti e indietro, sempre con le gambe unite e possibilmente cercando di saltare sempre sulle punte, mai andare sui talloni. Lo stesso esercizio lo facciamo usando le due diagonali, destra e sinistra, con una pausa al centro, però ritornare sempre sul punto di partenza. Quindi io faccio avanti e indietro, laterale a sinistra indietro, laterale a destra indietro, avanti indietro, destra indietro, avanti indietro, sinistra indietro. Vedete? Quindi faccio avanti indietro, diagonale dietro, diagonale destra dietro. Questi sono altri esercizi fondamentali. Adesso, sempre rimanendo in questa posizione, inizio a saltare e faccio un mezzo giro, una rotazione del corpo verso destra, ritorno verso sinistra, uno, ritorno, sinistra, ritorno, destra, ritorno. Vedete, io adesso ho fatto 3 o 4 saltelli e poi giro. Poi dovremmo farlo senza la pausa. Quindi, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Questo va fatto poi senza la pausa. Adesso gli esercizi vanno fatti lavorando su una sola gamba. Quindi, stesso lavoro di prima, facciamo su una sola gamba, a zig zag, cambio poi gamba, sinistra, zig zag. Rifaccio nuovamente con la gamba destra, avanti e indietro, gamba sinistra, avanti e indietro. Vedete, ragazzi, dovete dedicare a questo lavoro non 2-3 secondi come ho fatto adesso. È normale che io sto andando velocemente per far sì che voi possiate fare tanti esercizi, ma ad ogni esercizio va dedicato il tempo opportuno. Quindi magari contate sempre fino a 10 secondi ogni esercizio. Stesso lavoro, diagonale, avanti, diagonale sinistra. Stesso lavoro con questo, diagonale indietro, avanti indietro, diagonale indietro. Ancora lavoro sulla sola gamba, quello che abbiamo fatto prima. Adesso inizio a fare una torsione per robustire quelli che sono i muscoli del quadricipite, polpaccio, tutti i muscoli della gamba e principalmente anche il ginocchio. Quindi adesso che faccio? Inizio a ruotare da una parte e dall'altra parte. Vedete? Da una parte e dall'altra parte. Cambio gamba, lo faccio una decina di volte, con la gamba sinistra, uno e due. Ok? Così robustisco bene la gamba. Sempre su una sola gamba, inizio a fare questo esercizio. Gamba piegata, voi chi fa judo conosce questa tecnica molto bene, la punta rivolta verso in basso, un giro così, così vedete, la gamba uscita dall'alto in basso, deve fare proprio una falciata, mentre l'altra saltella. 1, 2,
1, 2, 1, 2, vedete? Cambio gamba, 10 volte con la sinistra. 1, 2, 1, 2. Esercizi vanno fatti sempre destra e sinistra. Per la lateralità, perché dobbiamo... Ragazzi, adesso faremo sempre questi esercizi, non complessi, però possono fare quella un po' più grandicelli. Allora, dalla supposta, quelli che abbiamo fatto precedentemente sono comunque di una certa difficoltà. Allora, partiamo sempre il lavoro che abbiamo fatto prima. Invece di aprire e chiudere le braccia, facciamo un altro lavoro che è questo. Guardate, infilo le braccia all'interno e ritorno nella posizione iniziale. Quindi faccio 1, 2, 1, 2. Dopo aver fatto questo, facciamo una corsetta sul posto, skip sul posto. Questo va fatto 2-3 secondi così e 2-3 secondi con la massima velocità. Poi rallentiamo e 2-3 secondi con la massima velocità. Dobbiamo far alzare i battiti, perché questo è un lavoro organico che serve tantissimo ai ragazzi un po' più grandicelli, agli agonisti, a quelli che fanno le gare. Quindi dopo aver fatto questo lavoro, iniziamo sempre senza fermarci mai, iniziamo a toccare, esercizio di coordinazione, mano sinistra, gamba destra, mano destra, gamba sinistra. Quindi iniziamo a fare questo, con la massima velocità poi, come abbiamo fatto prima, quindi 3 secondi piano, 3 secondi massima velocità, ok? Stessa cosa poi lo facciamo, toccando il tallone, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, e all'indietro, sul posto, scalciando, poi facendo il contrario, gamba sinistra, mano destra, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sempre esercizi di coordinazione. Sul posto, poi faremo le ginocchia aperte, questi richiedono una certa forza esplosiva con le gambe. Quindi partiamo da questa posizione, 5, chi ne riesce a fare 10 meglio ancora, quindi 1, 2, 3, io sto facendo un po' di pausa, ma questi poi andrebbero fatti senza la pausa. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, fino poi arrivare a 10. Naturalmente ogni esercizio va fatto rispettando quelli che sono i tempi giusti. Ragazzi, tutti questi esercizi non è che si fanno in una sola seduta di allenamento, scegliete quelli che volete magari fare, e ad ogni 5 minuti di lavoro fate una pausa di circa 3 minuti, che è una pausa completa, un recupero completo. Forse 5 minuti è abbastanza, è troppo, però 3 minuti di lavoro, 3 minuti di pausa completa. Ok ragazzi, adesso un esercizio sempre per i ragazzi e gli agonisti. Magari questi esercizi potete fare a casa con i genitori, in modo tale che loro insieme a voi si allenano. E sarà la cosa positiva di questo virus, che ci ha un attimino uniti tutti, magari i papà e le mamme stanno a casa insieme a voi e possono anche loro insieme allenarsi, fare la maggior parte di questi esercizi. Alcuni sono complessi, alcuni sono molto semplici. Allora, un altro che richiede sempre una certa organicità, una certa coordinazione, è il famoso esercizio a quattro tempi che li facciamo sempre. Allora, faccio il rallentatore, mi piego sulle braccia, anzi in giro così vedete meglio, mi piego sulle gambe, poggio le mani a terra, stendo le gambe, le ripiego e poi in alto un salto esplosivo. Questo va fatto almeno una decina di volte, è abbastanza pesante sotto l'aspetto organico. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? Questo lo facciamo per una decina di volte. 3 serie, ho dimenticato di dirvi, ogni volta che facciamo questi esercizi, non tanto quelli saltelli a destra e a sinistra, ma questi esercizi complessi, dobbiamo fare almeno 3 serie, quindi 10 volte per 3 serie. Poi rimaniamo nella posizione così accovacciata e stendiamo tutte e due le gambe. Facciamo un esercizio, non questo a quattro tempi,
ma stendiamo e pieghiamo le gambe con la massima velocità, che sapete, noi judoka, qualsiasi esercizio facciamo, dobbiamo fare sempre con la massima esplosività. Il nostro è uno sport di potenza esplosiva e gli esercizi vanno fatti sempre con l'80-90% della velocità. Allora, mani a terra, stendo e piego, stendo e piego, stendo e piego. Dopo aver fatto questo sempre per 10 volte, per 3 serie, poi lo facciamo in questo modo, stendo solo una gamba e poi l'altra. Quindi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay? Anche questo fatto per 10 secondi, cioè 10 volte per 3 serie. Poi mi metto in questa posizione, stesso esercizio lo faccio lateralmente, quindi stendo una gamba, quando si avvicina l'altra parte. Quindi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Questo va fatto anche uguale, 10 secondi, cioè 10 volte per 3 serie. Vai. Ok ragazzi, dopo aver fatto quindi questi esercizi di forza esplosiva con le gambe, poi si può subito cambiare e ripartire nel fare gli addominali. Ok? Vi parlo sempre per i ragazzi un po' più grandicelli. Addominali che, ricordatevi bene, non vanno mai fatti con le gambe distese. Le braccia non si portano dietro e spingono in alto, che questi non sono addominali. Quindi impariamo bene a fare gli addominali. Chiaro? Le gambe quando più vicino al baricentro, per evitare che si sforzi troppo la schiena. Quante volte abbiamo fatto gli addominali e poi dopo abbiamo mal di schiena, perché non è l'addome che lavora, ma è la schiena. Quindi più vicino ci avviciniamo al nostro baricentro, meno sforziamo la schiena. Allora, gli addominali vanno fatti mani alla testa o qua e ci si alza. Allora, e arrivo a questa altezza, non vado troppo avanti per non rilassare l'addome. Quando vado giù mi fermo a questa altezza, non vado giù completamente, altrimenti l'addome si rilassa. Quindi facciamo una decina di serie di addominali così. Li possiamo fare anche i classici addominali che si chiamano, cioè variamo. Per quanto riguarda gli addominali, dobbiamo fare addominali i massimali. Che significa massimale? Il massimo che possiamo fare. Non c'è un numero preciso, non dobbiamo farne 10, 15, 20, 30. Quello che riusciamo a fare, il massimale, fin dove arriviamo e poi ci riposiamo. Diamo i 2-3 minuti di recupero e ripartiamo nuovamente nel fare gli addominali. Quindi possiamo fare vari tipi di addominali, quelli normali che abbiamo visto prima, quelli cosiddetti addominali a portafoglio, dove io vado a terra, alzo busto e gambe insieme. 1, 2, 3. Vedete, io non poggio completamente i piedi a terra e le braccia. Mi alzo e apro le gambe e il busto, cosiddetto a portafoglio. Poi, con i gomiti a terra, o le braccia così alzate, stendo le gambe, piego e stendo. Ok? Questi sono attimino un po' più difficili. Allora, noi stiamo facendo vari tipi di addominali, addominali alti, addominali bassi, gli obliqui, i vari tipi di addominali. Poi, oscilliamo con le gambe, a squadre, senza toccare a terra, ok? Quindi, incrociare le gambe. Vedete? Quindi ci sono vari tipi di addominali. Scegliete voi quali fare, li potete fare tutti, naturalmente dando sempre un tempo di pausa tra una serie e l'altra. Ok? Serie si intende. Faccio un tipo di addominali, faccio 3 serie, poi devo recuperare 3 minuti. Il recupero 3 minuti, ragazzi, viene chiamato recupero completo. Che significa? È il tempo necessario che affinché la cellula, una volta che si è svuotata, una volta che ha dato tutto quello che aveva, per rigenerarsi, per recuperare. Quindi perciò si parla di recupero completo. Il recupero è fondamentale nell'attività, altrimenti non riusciamo. Finisce la benzina e non riusciamo a fare gli altri esercizi. Questo è per quanto riguarda gli addominali. Poi passiamo alle braccia. Non abbiamo fatto tanti esercizi di braccia, ma partiamo innanzitutto con i piegamenti. Chi non riesce a fare i piegamenti normali, sapete, i piegamenti normali sono questi. Io sto bello in questa posizione, mi piego e alzo completo, ok?
i gomiti abbastanza chiusi, piegamenti, non flessioni come erroneamente tutti dicono. Piegamenti sulle braccia, chi non riesce a farli può fare anche con le ginocchia a terra, posizione di incrocio dei piedi dietro, e spinge in avanti e poi ritorna nella posizione iniziale, in modo tale che non grava tutto il corpo sulle braccia. Qui stiamo parlando di chi non riesce a farli bene, ma abbiamo visto prima come si fanno i piegamenti. Poi possiamo farli con una apertura e chiusura delle braccia. Se lavoriamo con le braccia un po' più larghe, lavorano questa fascia muscolare, il pettorale, quindi in questo modo. Se stringo, facciamo lavorare anche i tricipiti, quindi giù e su, giù e su. Magari più preparati possono mettere una mano sopra l'altra, ma questo qua diventa un attimino un po' più compresso. Però io vi sto facendo vedere i vari esercizi. Un altro esercizio è quello famoso: rimaniamo in questa posizione e magari qui fate una sfida con i vostri genitori, a chi rimane più tempo in questa posizione. Magari mamma, papà, è qualcuno di voi, fratellina, sorellina, un po' più grande naturalmente, certo non possiamo pretendere che i piccolini facciano questo, però vi mettete così e rimanete fermi con un cronometro e fate una gara con i genitori, va bene? Dopo aver fatto questo possiamo fare sempre un altro esercizio. Vedete, vi sto facendo vedere tanti esercizi che si possono fare, naturalmente non tutti in una sola seduta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? Questo naturalmente fatto tante volte, sempre fino a stanchezza. Questo tipo di esercizio lo possiamo fare anche spostandoci come abbiamo fatto prima con i piedi, lo facciamo adesso con le mani. Quindi mi sposto, 1, 2, 1, 2, avanti, dietro, avanti, dietro, diagonale, indietro, diagonale, indietro. La posizione del corpo deve essere questa. Devo stare sempre disteso, ok? Sempre la posizione per fare i piegamenti. Ok, bene.